Nelle ultime ore la condizione è ulteriormente peggiorata perché non ci sono posti letto, ovviamente le malattie infettive sono finiti già da qualche giorno, abbiamo acquisito altri reparti, cioè ancora un'affluenza massiva, purtroppo l'affluenza attualmente è di soggetti con febbre, tosse e difficoltà respiratoria, quindi con quadri conclamati di polmonite già documentabile alla TAC in pronto soccorso. Ci sono disposizioni per riuscire ad ottenere nuovi posti? Sono già state fermate tutte le attività non ritenute necessarie, come gli interventi chirurgici in elezione, per ridurre ovviamente i posti che necessariamente poi servono nella cosiddetta TIPO, cioè la terapia intensiva post-operatoria, che ovviamente è impegnata in queste ore a gestire l'emergenza di insufficienze respiratorie. Ulteriori posti si stanno creando perché si sta riattivando la rianimazione dismessa di Penna e dovrebbero riattivare anche la vecchia rianimazione di Pescara, diversi posti letto che erano qui, però cominciamo ad essere in difficoltà perché il numero degli ingressi è notevolmente superiore al numero delle dimissioni che riusciamo a fare. Una buona parte dei soggetti che si infettano presentano pochi sintomi o quasi zero sintomi. Questi sono più, per fortuna, sono circa il 60%, altrimenti saremmo al collasso nell'ospedale. Per quanto riguarda invece la probabilità che questi oligosintomatici, cioè che hanno pochi sintomi o asintomatici, siano effettivamente contagiosi, ci sono dei dati che ci dicono che sono meno contagiosi dei soggetti con i sintomi. Diciamo che solo il 3% circa degli asintomatici è capace di contagiare.